Siamo? Buongiorno, la seduta è aperta. L'ordine del giorno reca l'audizione informale nell'ambito dell'esame in sede referente le proposte di legge Camera 439 Bonetti, Camera 603 Ascari, 1245 Ferrari, 1294 Governo, recante disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. Audizione di Alessandro Giuliano, direttore della Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Ricordo in via preliminare che le audizioni saranno svolte consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. Avverto che le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi. Non essendovi obiezioni, ne dispongo l'attivazione. Pregherei il nostro ospite di contenere l'intervento entro 7 minuti per lasciare spazio all'eventuale formulazione di quesiti, cui seguirà l'eventuale replica. Do quindi la parola al direttore della Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Alessandro Giuliano, che saluto. Prego, a lei la parola, grazie. Buongiorno Presidente, saluto tutti i commissari. La Direzione Centrale Anticrimine, di cui ho la responsabilità, è competente per vari settori della Polizia di Stato, quello investigativo con il Servizio Centrale Operativo e le squadre mobili sul territorio nazionale, quello delle misure di prevenzione con il Servizio Centrale Anticrimine e le divisioni anticrimine delle questure. Quello del controllo del territorio con il servizio controllo del territorio e tutti gli uffici sul territorio che svolgono questa funzione, oltre alla polizia scientifica. La Polizia di Stato è da sempre impegnata nel contrasto al gravissimo fenomeno della violenza di genere, che purtroppo è strutturale, non può più nemmeno definirsi un'emergenza, visti i numeri che non flettono, malgrado l'impegno, il nostro impegno, l'impegno di tutti a dire il vero. E si muove, se posso sintetizzare, grosso modo su tre principali direttrici. Una è quella, diciamo, investigativa, repressiva, dipende da quale termine si preferisce, e viene attuata attraverso la specializzazione ormai da più di 20 anni di operatori dediti in via esclusiva e continuativa al contrasto alla violenza di genere in tutte le squadre mobili italiane. Nonché in moltissimi commissariati, dove vi sono dunque degli operatori che hanno la sensibilità, la competenza tecnica, l'esperienza per trattare questi reati, così, particolari, queste vittime così bisognose anche di comprensione, oltre che dell'approccio di un investigatore specializzato. In quest'ottica, quella cioè di mettere sempre la vittima al centro, la Polizia di Stato, compiuto e compie da moltissimi anni anche uno sforzo, direi così, infrastrutturale per fare sì che nei nostri uffici investigativi siano presenti degli ambienti dedicati, diversi dai normali uffici di polizia, in cui, che abbiano anche da un punto di vista, così estetico, passatemi il termine, noi, ecco, l'aspirazione a far sì che le persone che compiono una scelta così difficile, così complessa, così impegnativa, quale quella di presentare denuncia o querela nei confronti degli autori degli abusi che subiscono, si trovi a suo agio, quindi non soltanto nell'interlocuzione con gli operatori addetti alla loro audizione, alle successive indagini, ma anche proprio come setting, come luogo in cui queste audizioni avvengono. Abbiamo fatto anche degli sforzi anche di tipo tecnologico per rendere più efficaci le nostre attività investigative, i nostri interventi, facendo ricorso anche a degli applicativi di tipo informatico. Ne cito uno che ritengo sia particolarmente significativo, ed è l'applicativo Scudo, che permette di mettere a fattor comune tra tutte le forze di polizia ogni intervento pregresso in tema di violenza di genere, di violenza familiare. Questo è particolarmente importante se si pensa che molti di questi reati sono come maltrattamenti in famiglia, per dirne uno, sono a condotta, diciamo, plurisussistente, e quindi per essere configurati e per eventualmente dare luogo ad un arresto in flagranza,
occorre che chi interviene, ad esempio la volante che interviene in un contesto di violenza familiare, abbia contezza, o i colleghi dell'Arma dei Carabinieri, abbia contezza di cosa eventualmente sia già accaduto in quel contesto e quindi possono valutare se, no, se si tratti di un episodio singolo o viceversa della continuazione di una condotta abituale come quella dei maltrattamenti in famiglia, degli atti persecutori. Alla luce di questo, Presidente, noi non dal nostro angolo visuale ovviamente non possiamo che guardare con favore, per quel che può interessare la Commissione, alla prospettata estensione del ricorso alle misure cautelari, al braccialetto elettronico laddove tecnicamente è fattibile. Lo stesso arresto differito è una misura, credo molto importante, perché molte volte noi, ad esempio, nelle violazioni dei divieti di avvicinamento interveniamo quando veniamo chiamati, la persona si è già allontanata, quindi la flagranza nel senso tecnico è già trascorsa, quindi non riusciamo ad adottare provvedimenti precautelari. Ecco che l'arresto differito, in questo caso ritengo sia particolarmente importante, così come lo è ogni comunicazione alla vittima della cessazione dell'efficacia di provvedimenti restrittivi della libertà personale, sempre nell'ottica di tutelare la vittima. Così come già in parte la normativa cosiddetta sul codice rosso ha iniziato a fare, credo pure sia molto importante ogni intervento volto a una trattazione spedita nella fase processuale, procedimentale. Di questi processi, di questi affari che sono particolarmente importanti, visto che in molti casi si tratta di tutelare anche l'incolumità della parte offesa, che spesso è a rischio immediato, così come ogni sforzo di specializzazione di tutti coloro che a qualsiasi titolo si occupano di questi temi, dei magistrati, ma devo dire per esperienza personale che vi sono nelle procure della Repubblica, ad esempio, magistrati di grandissima preparazione e competenza, ma anche la polizia locale, come ho letto nel disegno e nelle proposte di legge, la polizia locale, gli operatori sanitari, è estremamente importante che vi sia una formazione anche a loro favore, così come noi la svolgiamo al nostro interno. A favore dei colleghi che, come ho detto, svolgono in via permanente questo particolare tipo di attività. Se mi è permesso di sottolineare un ultimo aspetto su questa prima parte del mio intervento, e riguarda una proposta inserita un aspetto che riguarda una delle proposte di legge che, Presidente, che mi avete mandato e che riguarda, diciamo così, la secretazione degli atti anagrafici a tutela della vittima. Ritengo che sia un passaggio particolarmente importante, racconto su questo se può essere di interesse un'esperienza professionale che ho avuto, una vicenda che ho seguito direttamente, di un nucleo familiare, di una donna e i suoi bambini che erano, gravemente a rischio a causa dell'aggressività del loro padre e marito, estrema aggressività, che sono stati costretti a cambiare città e che E in relazione alla quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni ha avuto la sensibilità di chiedere, e il Tribunale per i minorenni di emettere un provvedimento di secretazione degli atti anagrafici per far sì che l'indagato, che pure tecnicamente aveva diritto ad accedervi, non potesse accedervi, e questo provvedimento ha, a mio avviso, tutelato in modo decisivo l'incolumità di questa donna e dei suoi figli. Ecco perché ritengo che questo aspetto sia meritevole di attenzione. Un'altra delle direttrici in cui la Polizia di Stato è impegnata è quella della prevenzione. Noi facciamo, i questori sul territorio nazionale fanno un larghissimo ricorso all'ammonimento, un ammonimento che peraltro recentemente è stato arricchito anche dalla possibilità che viene messa a disposizione dell'ammonito di intraprendere dei percorsi di recupero. Percorsi di recupero del maltrattante, un aspetto che noi riteniamo fondamentale. Oggi, Presidente, io diciamo, non fornirò dei numeri a meno che non siano interessati i membri della Commissione, in quel caso ve li faremo arrivare, ma un numero voglio fornirlo, e cioè soltanto abbiamo a fronte dell'irrogazione di un ammonimento, soltanto un ammonito su 10 è tornato a ripetere la condotta per cui è stato ammonito. Questo è, a mio avviso, estremamente incoraggiante per quanto riguarda questo strumento,
perché in generale noi crediamo moltissimo nelle misure di prevenzione. Quindi anche in questo caso trovo sia estremamente importante ogni estensione di questo strumento dell'ammonimento, sia quanto ai reati presupposto, ma anche quanto agli effetti dell'ammonimento, ad esempio sulla procedibilità d'ufficio, come ho letto, sull'entità della pena e perfino se la parte offesa del reato è diversa da quella per cui il soggetto era stato ammonito. Così come è cruciale, a mio avviso, la comunicazione al questore, all'autorità di pubblica sicurezza, della cessazione di eventuali misure restrittive affinché il questore sia messo nelle condizioni, se ve ne sono i presupposti, di chiedere una misura di prevenzione come la sorveglianza speciale. Infine, il terzo aspetto su cui voglio attirare la vostra attenzione quindi la terza direttrice su cui la Polizia di Stato si muove da sempre è quello della prevenzione, che pure vedo presente in questo disegno, in queste proposte di legge, è quello della prevenzione in senso più alto, cioè in senso dell'informazione, nel senso culturale. Noi da sempre la Polizia di Stato svolge campagne informative nelle strade, nelle piazze, con equip di tutto il territorio, campagne permanenti come la campagna Questo non è amore. Con equip multidisciplinari, con personale delle squadre mobili, delle divisioni anticrimine, psicologi, operatori sanitari, rappresentanti dei servizi sociali, perché non dimentichiamo mai che questi fenomeni sono aggredibili seriamente soltanto se si ragiona in un'ottica di rete, e siamo da sempre nelle scuole, sempre per questo aspetto, ripeto, culturale, che ritengo sia cruciale, per diciamo, parlare con i ragazzi. Un aspetto fondamentale, con i ragazzi sia di genere maschile, perché sviluppino una cultura di genere, di rispetto, ma anche con le ragazze, perché per sottolineare sempre che mai nessun abuso è tollerabile, neanche se si tratti di un singolo episodio, non è tollerabile né perdonabile. Presidente, io spero di non aver esondato dal tempo che mi ha concesso. Se c'è qualsiasi aspetto che ritiene che possa approfondire, sono a disposizione. La ringrazio, direttore, è stato precisissimo e chiedo ora alle deputate presenti o collegati se intendono porre delle domande. Quindi mi rivolgo innanzitutto a loro. C'è l'onorevole Ferrari che intende porre domande. Prego, onorevole, le do subito la parola. Ci sono altri collegati? Sì, prego, onorevole, a lei la parola, grazie. Sì, grazie. Nello scusarmi perché sono arrivata in ritardo e quindi purtroppo forse ciò che sto per chiedere è già stato trattato, nel qual caso mi scuso. Farei una domanda secca al nostro audito rispetto al tema discusso degli ammonimenti, come strumento considerato arma a doppio taglio, sul quale da anni io sento versioni diverse da parte di chi lo commina da un lato e delle realtà dei centri antiviolenza dall'altro, questione che immagino le sarà nota. Quindi volevo anche la sua posizione gentilmente per aiutarmi a capire meglio dove si pone l'utilità di questo strumento che io ora vedo come importante e dall'altra dove e in che modo evitare le conseguenze negative, i contraccolpi, i rischi per la donna che l'ammonimento può, nel tentativo di proteggerla, può però portare. Quindi le chiedo qual è la sua posizione su questo. Grazie. Prego, a lei la parola. Presidente, temo di essere parziale in effetti nel rispondere a questa domanda, perché io sono un grande tifoso dell'ammonimento, a cui io stesso ho fatto largo ricorso
nelle mie precedenti esperienze professionali e in questo ritengo di essere, ripeto, confortato dall'unico numero che ho fornito, e vale a dire 9 ammoniti su 10 hanno desistito dalla loro condotta aggressiva, violenta, eccetera. Io ritengo che sia uno strumento di estrema importanza e di grande efficacia, soprattutto se accompagnato, come ho detto, dalla possibilità a cui molti ammoniti accedono di intraprendere dei percorsi di recupero. Sì, dei percorsi di recupero per riflettere sulle loro condotte. In tutte le questure italiane, in moltissime questure italiane, sono stati siglati dei protocolli specifici con dei centri che sono altamente professionali, che includono operatori sanitari, psicologi, psicoterapeutici, persone in grado professionalmente di interloquire con i maltrattanti. In effetti esistono molti casi in cui la condotta è singola. Questo però non deve comunque passare sotto silenzio anche una singola condotta, l'ho detto alla fine del mio breve intervento. Quindi noi riteniamo che una misura, diciamo così, interlocutoria, prima che si innesti un procedimento penale, sia assolutamente auspicabile e sia efficace. Efficace, d'altro canto, plasticamente dimostrata dai numeri. Questa è la nostra posizione. Grazie. Ringrazio, direttore. Bene, l'onorevole Ascari ha avuto difficoltà a collegarsi. Ci sono domande? Altre domande? Riesce ad ascoltarci? Perché altrimenti la chiudiamo l'audizione. Abbiamo certezza che ci sente? Che anche l'altra volta. Scusi, direttore, perché abbiamo avuto dei problemi di Nessun problema, Presidente. collegamento. Grazie. Salve, mi sentite? Sì, direttore, lei la sente? Sì, la sento. Benissimo, prego. Ok, grazie. Allora, volevo gentilmente chiedere, in merito alle proposte che sono state depositate, in particolare nella mia, c'è l'introduzione di un nuovo istituto, che è il fermo di indiziato di PM. Vorrei sapere una sua valutazione in merito all'articolo 65,5 codice penale. Non si sente, si è scollegata? Non So se ho perso una parte della domanda dell'onorevole sì, Ascari. infatti. Sì. Titolo 77. Onorevole Ascari, ci sente? Io vi sento. Ma è andata persa una parte della domanda. Ah, allora, chiedo, in merito all'articolo 165,5, ossia l'ottenimento del beneficio della sospensione condizionale della pena al previo percorso presunzionato per gli uomini maltrattanti, cosa ne pensa della modifica apportata, ossia che non basta la mera frequentazione, ma ci deve essere un esito effettivo, positivo e di esclusione del rischio di recidiva, perché altrimenti si incorre in una condizione di estrema pericolosità.
pericolosità per la persona offesa. Vorrei intanto capire anche questo e vorrei chiedere, diciamo, l'aspetto normativo va sempre bene nel momento in cui c'è un'integrazione, un miglioramento, un'aggiunta, però da un punto di vista di prevenzione a monte, quindi da un punto di vista dell'introduzione in modo sistemico e continuativo dell'educazione affettiva e sessuale nelle scuole, diciamo di ogni ordine e grado, vorrei sapere cosa ne pensa di partire con un'educazione in modo sistemico e quindi non una tantum nei giorni purtroppo in cui si ricorda le vittime di femminicidio, il contrasto della violenza di genere, ma in modo sistemico si intende tutti i mesi con una metodica e un insegnamento appunto del rispetto e di tutti quei valori che vanno poi a escludere ovviamente sentimenti negativi come la gelosia, la rabbia, nella peggiore delle ipotesi la violenza. Grazie. Prego, direttore, a lei la parola. Grazie. Allora, con riferimento alla domanda sulla sospensione, sono pienamente d'accordo sulla opportunità di una verifica della, diciamo, dell'andamento, se mi passate il termine, di questi percorsi. Pienamente d'accordo. Poi per quanto riguarda la seconda domanda, che invece non ho ricevuto bene, non ho sentito bene. Scusi, onorevole Ascari, ci sente? Onorevole Ascari? Per quanto riguarda l'educazione, la seconda domanda. Sì, l'educazione, mi scusi, onorevole, sì. Guardi, non potremmo essere più d'accordo, tant'è vero che alla fine del nostro, diciamo del mio breve intervento, avevo accennato al fatto che la Polizia di Stato, che evidentemente non è, diciamo, l'unico a occuparsi di educazione, tutt'altro, quindi già la Polizia di Stato va tutto l'anno a fare campagne nelle strade, nelle piazze e nelle scuole ogni volta che veniamo invitati in tutto il territorio nazionale, non soltanto quando si verificano fatti gravi. Quindi non potrei essere più d'accordo sul fatto, sull'estensione massima dell'aspetto educativo. L'ho definita la forma più alta di prevenzione, che è quella che noi dobbiamo fare a favore dei nostri ragazzi, perché sviluppino una cultura di genere e delle nostre ragazze perché considerino fin dalla loro età più giovane inaccettabile ogni singolo atto di violenza. Quindi sono d'accordissimo. Bene, direttore, la ringrazio. A questo punto diciamo che l'audizione è conclusa e con l'audizione anche la seduta è chiusa a questo punto. Grazie ancora, direttore, tanti auguri e buon lavoro. Buon lavoro a voi, grazie. Grazie. Presidente.